è un'intervista sulle dipendenze. Quali dipendenze credi di conoscere? Dipendenze? Beh, la parola dipendenza può significare tantissime cose. Dipendenza da droga, alcol. Fumo, alcol, droga. Cioè il sesso, la droga, l'alcol. Alcol, droga. Caffeina, sigaretta. La subordinazione alla società. Quindi l'appartenenza a un gruppo, le regole di un gruppo, eccetera, possono causare, a mio avviso, molta dipendenza. Dipendenze da uso del computer, videogiochi, queste cose qua. Dipendenza da internet, PlayStation, giochi. Dipendenze molto più vicine alla realtà quotidiana, alla televisione. Cellulare, internet. Dipendenza dall'utilizzo dei soldi. Da shopping. Da gioco d'azzardo, eccetera, eccetera. Dipendenza dalle persone. Quindi dipendenze di tipo affettivo. E altre dipendenze psicologiche, quale appunto quella da lavoro. Che c'è ancora? Ritieni di abusare di qualcosa? Abusare? La mia pazienza, cioè. No, sono solo fumatore. Questo dipende dalla caffeina, dal caffè. Sono dipendente dal tabacco, dalla nicotina. Sì, credo di non poter iniziare una giornata senza bere del caffè. Tabacco. Caffeina. Più che altro è sigaretta. Sì, forse al cellulare. Cellulari, ma non tanto, sinceramente. Cellulare. Di internet, forse. Ogni tanto alcol, ma... Ho abusato, credo, in relazioni. Lavoro. Di lavoro, nonostante quello che dice mia moglie e anche mia figlia. Di sonno. Ti senti a disagio se non fai qualcosa di specifico durante la giornata? Se non riesco a dormire, sì. No, per niente. Se non ascolto la musica? Devo per forza andare a correre. Se mi manca, no. Certe volte quando mi sento a disagio mi serve da mangiare dolci. Soprattutto del cioccolato. E se non uso il computer? No, niente. Sì, se non fumo comincio un po' a innervosirmi. Se non ho il cellulare, sì. No, in particolar modo no. Non necessariamente. Se sono distante da scuola, dopo un po' ne sento la mancanza. Quando mi capita di non lavorare, però di colpo, perché perdo un giorno di lavoro, mi sento così un po' a disagio. In che senso? Boh. Parliamo di sostanze. Hai mai preso una sbronza? No. Sì. Più di una volta. Sì. Perché non bevo? Sì. Forte forte no, quando ero giovane. La prima? 20 anni, giù di lì insomma. Verso i 16-17 anni. 16. 15 anni mi pare. La prima a 13 anni. Facciamo 11 anni. L'ultima? Quest'estate. Capodanno. Ah, la mia festa, è vero, la mia festa di compleanno. 3 settimane fa. È l'ultima, l'altra settimana. Domenica. Hai mai provato una sostanza stupefacente? No. No. Sì. Sì. No, questo. Dipende cosa si intende per stupefacente, però sì. Qualche tuo amico usa sostanze stupefacenti? Adesso come adesso ho smesso di frequentarli, però sì, ne ho conosciuti. Che conosco, sì, ma non sono miei amici. Ho vissuto nell'epoca dei famosi figli dei fiori. Molti miei amici ne facevano uso, alcuni ne sentivano proprio la necessità per potersi esprimere. Se non altro non me lo verrebbe a dire. Avevo amici che lo facevano e nella loro bontà mi hanno sempre detto di evitarla. Conoscenti, sì. Non posso chiamarli amici. Tanti amici usano l'hashish, la marijuana, però non ho amici in particolare che usino eroina o cocaina. Secondo te, da più dipendenza l'alcol o le sostanze stupefacenti? C'è una dipendenza fisica e una dipendenza psicologica. Alcune sostanze sono talmente pericolose perché ti danno immediata dipendenza fisica. Per diventare dipendente dell'alcol devi marciarci su parecchio. La droga è più immediata, lo sballo è più rapido. Più l'alcol, più che altro perché c'è una scarsa informazione sull'alcol. L'alcol è molto più reperibile, va in un qualunque supermercato. Per quanto ne sappia, l'hashish e la marijuana non penso diano tantissima dipendenza quanto l'alcol. Che morte da cannabis è
pari a zero, mentre l'alcol uccide 70.000 persone all'anno, oppure sono malate di cirrosi epatica, che è una malattia mortale. Lasceresti tuo figlio minorenne fumare hashish? No. No, però certo che no, assolutamente. No. Sì, non vedo dove sta il problema. Assolutamente no. Assolutamente no. Non è che io ho un problema di permesso, è un problema di fargli capire cos'è. Mio figlio potrà fare qualsiasi cosa se mi ne dà una spiegazione concreta. Se il genitore insegna al figlio di avere la spina dorsale, potrebbe fare l'esperienza. Che se uno abbia coscienza può fare qualsiasi cosa nella vita, e anche del proprio corpo può fare qualsiasi cosa. Però credo che sarei deluso se mio figlio facesse uso di hashish da minorenne. Internet. Secondo te si può essere dipendenti da internet? Sì, purtroppo si può essere persone. Ma può essere per i ragazzi, sì, ma non solo per i ragazzi. Certamente, molte persone ci passano la giornata. Hai una connessione internet a casa? Certo, sì, purtroppo. Ho una connessione internet pure ad alta velocità. Quante ore la utilizzi al giorno? No, un pochino alla sera, ma non tutte le sere. Dipende, una, due. Sai, mettiamo sulle 10 ore al giorno. Sono sempre connesso, però non hai detto che sia sempre che navighi sempre, ecco. Su quali siti navighi più spesso? Ma per controllare la mail. Facebook, YouTube, sempre su Messenger. Siti di cinema, su Facebook. Informazione parallela. La devo far ridere su Facebook. Quanti amici hai su Facebook? 22. 98. 200. Mi pare quasi 400. 700. Meno 1000. Troppi, non lo so neanche io. Quanti di questi sono virtuali e quanti conosci realmente? Tutti quanti, tutti quelli che ho su Facebook li conosco. Non accetto amicizie che non siano persone che non conosco. E più della metà sono virtuali. Non interessa conoscere gente virtualmente. Non lo so, perché mi aggiungono ogni giorno le persone, però ci sono più virtuali che reali. Più o meno la metà sono virtuali, ma non ci parlo mai. Non che sono per forza dei miei amici, ma almeno li conosco. Qual è secondo te la differenza tra amici virtuali e reali? Una decisione molto furba da parte dei gestori dei social network, che è quella di chiamare un contatto amico. Gli amici su Facebook la maggior parte sono conoscenti o giusto per fare numero. Tramite computer riesci a dire cose che magari da vicino non riesci. La rete può essere anche un motivo per sbloccarsi. Soprattutto per i ragazzi di oggi che fanno fatica a relazionarsi se non sono mediati attraverso un computer. Il posto più bello per incontrarsi è faccia a faccia. Cioè le faccette non possono esprimere l'empatia che può essere in una vicinanza con le persone. Parliamo del gioco d'azzardo. Giochi abitualmente a poker online, gratta e vinci, super enalotto, scommesse sportive? Solo gratta e vinci. Quando proprio ho la giornata sfortunata vado a prendermi gratta e vinci. Scommesse sportive sì, tutte le domeniche. Sono stato alcune volte al casinò perché mi attrae come luogo. No, gioco solo a poker con gli amici, però somme piccole. Gratta e vinci. Ti è mai capitato di spendere tutto quello che avevi in quel momento per giocare? Poi una volta sono andata a Sanremo, ho detto 10.000 lire. Vedo, l'ho persa. Se ti capita di vincere, reinvesti tutto quello che hai vinto per giocare oppure incassi e non giochi più? In parte lo reinvesto. Per esempio l'altro giorno ho vinto 7 euro, 2 me ne sono preso un altro un gratta e vinci, 5 me li sono incassati. Diciamo una parte la investivo per giocare, di nuovo una parte me la tenevo da parte. Dipende da quanto vinco, se vinco poco, sì. Ma io non ho mai vinto. Conosci qualcuno che ha speso tutto quello che aveva per il gioco? Oh sì. Soprattutto di quei giochi con le macchinette. Poker online. Capite che se io gioco 100 euro e li metto su un tavolo, ho capito che fisicamente ho perso 100 euro. Ma se io gioco con la carta di credito in internet, non rende conto sovente del passaggio fisico di denaro. Spesso e volentieri si fanno fuori tutto lo stipendio. Secondo te, esiste vincita senza perdita? Io penso proprio di no, altrimenti avrei identificato il gioco e ci avrei provato.
No, non esiste una vince senza perdita, vince sempre lo Stato ai giochi d'azzardo.